Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo stack Flight Controller più ESC. Si tratta del Mamba FS7 Super Stack, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo lo stack che comprende ESC e Flight Controller, una piastrina con lo schema di collegamento, un connettore XT60 di alta qualità, un condensatore low ISR da 470 microfarad 35V, un cavo di riserva per collegare ESC e Flight Controller e una bustina con diversi ring per il soft mount. Vediamo più da vicino questo stack Mamba, partiamo dal Flight Controller. Il layout risulta pulito con tutti i pad ben distribuiti nei lati, in modo da rendere la build più semplice possibile. Negli angoli abbiamo questi gommini blu che isolano il Flight Controller dalle vibrazioni dei motori. Il processore è un FS7 che ci garantisce le massime prestazioni dandoci 8 kHz su gyro e PID. Anche se Betaflight ha rimosso il supporto per i 32 kHz, consiglio sempre, se possibile, prendere un Flight Controller con questo processore. I vantaggi rispetto a un F4 sono un maggior numero di porte UART a disposizione, infatti su questa scheda ne abbiamo ben 6. Un altro vantaggio dell'F7 è che le porte UART non fanno distinzione tra segnale con inversione o senza. Di conseguenza possiamo collegare le riceventi FRSky senza doverci preoccupare di fare degli hack o creare soft serial, usando senza problemi qualsiasi porta presente nel Flight Controller. Il giroscopio è il classico MPU 6000, posizionato al centro della scheda in modo da avere le prestazioni ottimali. Qui notiamo il chip dell'OSD, pienamente compatibile con tutte le funzioni di Betaflight. In questo modo possiamo visualizzare direttamente sugli occhiali RSSI, tensione della batteria, coordinate GPS e così via. Questo Mamba FS7 integra sia un back a 5V che una 9V, entrambi forniscono ben 2A. Trovo molto utile avere un back a 9V per alimentare la VTX, in questo modo non l'esponiamo alla corrente diretta della LiPo e magari possiamo avere un segnale leggermente più filtrato. Su questo lato abbiamo il tasto boot che serve per fare l'aggiornamento firmware, se avete bisogno vi lascio in descrizione il mio tutorial per fare l'upgrade. Questo è il connettore degli ESC 4-in-1, se abbiamo qualche problema e non possiamo usarlo abbiamo il pad motore subito sotto, soluzione molto pratica e utile. Questa Mamba FS7 ha integrato un controller per il LED VS2812. Sui quattro angoli abbiamo i pad per collegare il LED, in modo da sistemarli direttamente sui bracci senza dover fare troppi giri con i cavi. Per gestire il LED usiamo questo pulsante sotto la scheda, da non confondersi col tasto boot che è nella parte superiore. Se in alternativa volete usare una striscia LED da programmare via Betaflight, abbiamo i pad dedicati vicino alla porta USB. Insieme al Flight Controller abbiamo questa piastrina dove sono stampati in modo chiaro tutti i collegamenti. Questo ci aiuta a pianificare in modo semplice la build, infatti vediamo che qui possiamo collegare la videocamera, qui la VTX, in questo punto la ricevente e qui sotto abbiamo altre porte UART per collegare le varie periferiche. Come notiamo nella scheda non è presente lo slot per la microSD, abbiamo comunque una memoria flash da 16 MB che ci permette di registrare svariati log per la black box. Caratteristica molto interessante di questo Flight Controller è avere un modulo Bluetooth integrato, grazie al quale possiamo utilizzare l'app SpeedyBee. Questa applicazione è disponibile sia per iOS che Android e ci permette di configurare il Flight Controller direttamente da smartphone. Clicchiamo l'icona del Bluetooth e selezioniamo il Flight Controller. Perfetto, il modello risponde ai movimenti. Ora possiamo configurare la scheda come se fossimo davanti al Betaflight Configurator per PC. Ora vediamo gli ESC, le caratteristiche tecniche sono piuttosto interessanti, possiamo infatti alimentarli con batterie da 4 a 6 celle. L'output è di 50A, con un picco massimo di 55A per 10 secondi.
Il firmware è BLE-L32, quindi abbiamo il pieno supporto per il protocollo D-Shot 1200, che al momento è il massimo per quanto riguarda questo tipo di ESC. Le dimensioni sono di 36.5x48.5 mm. Lo spessore è di 6.5 mm. Anche sugli ESC abbiamo i pad di collegamento a ridosso del connettore, quindi se serve possiamo saldare i fili direttamente sulla scheda. Sull'altro verso notiamo subito questo resistore, che indica che gli ESC hanno il sensore di corrente. Abbiamo anche un totale di 15 condensatori SMD che aiutano a filtrare il rumore degli ESC. Per concludere, devo dire di essere rimasto soddisfatto solo in parte da questo Stack Mamba. Infatti gli ESC non mi hanno pienamente convinto. Da una parte le specifiche sono ottime, abbiamo un output di 50A e il firmware BLE-L32. Dall'altra il layout a mio parere non è studiato molto bene. I condensatori sono in una zona troppo esposta agli urti e rischiano di staccarsi dopo un crash. Il numero poi è proprio minimo e a tal proposito vi consiglio di usare il condensatore che ci viene fornito in dotazione. Il flight controller è promosso, ottime caratteristiche tecniche, pad ben distribuiti e aggiunte interessanti come i LED negli angoli e modulo Bluetooth integrato. Questa era la mia recensione del Mamba F7 Superstack. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link affiliati. Trovate l'elenco in descrizione.